Il test comincia con la parte di reading, ok? Dura da 60 e 80 minuti, ci sono 35-36 domande e vi viene richiesto di leggere un testo e di rispondere alle domande. Ecco, per quanto riguarda il tempo, vedete che ci sono 60 o 80 minuti, il numero di testi può variare, quindi 5, 6. Ci sono un numero di domande sul TOEFL test, nel TOEFL test, dove, che non saranno incluse nel vostro punteggio, quindi che ITS usa come stanno sperimentando queste domande per vedere la reazione dei candidati. Queste non saranno incluse nel vostro punteggio totale. Per questo, come potete vedere, il tempo può variare, quindi almeno un'ora, però può essere anche di più. La seconda parte del TOEFL è la parte di ascolto, il listening. Anche qua abbiamo minimo un'ora e mezzo massimo, 34-51 domande. Vi viene richiesto di ascoltare le lezioni oppure i dialoghi nel campus, quindi la situazione è il campus, e vi viene richiesto di rispondere alle domande. Ovviamente, come dicevamo prima, le domande sono scelta multipla, però vi può essere anche richiesto di completare una tabella, quindi ci possono essere diversi tipi di domande. Dopo la listening arriva una pausa di 10 minuti, quindi 10 minuti ovviamente dovete stare attenti perché lo scopo di questi minuti è per rilassarvi un po', ma poi dopo dovete ritornare e cominciare la parte speaking, che dura 20 minuti, ci sono 6 compiti, vi viene richiesto di parlare di un argomento familiare nella vostra vita privata, però vi viene anche richiesto di rispondere a una domanda integrata. Quindi entreremo nel dettaglio a capire esattamente come si svolge la parte di speaking tra qualche minuto. Il test finisce con la parte scritta, con la parte di writing. Questa dura un po' meno di un'oretta, quindi 50 minuti. Ci sono due compiti, in uno dei compiti vi viene richiesto di leggere un testo, di ascoltare una conversazione e poi di produrre un vostro essay. Di nuovo esiste una domanda, esiste questa tipologia di domande integrate. La prima parte, il reading. Ok, vedete nella slide che ci sono 3-5 passages. Passages vuol dire 3-5 testi. Ci sono 12-14 domande per ogni testo. Il tempo già l'abbiamo visto, il punteggio massimo che si può ottenere è 30, i 30 punti. Ok? Quindi, questo è un sommario del tecnico della parte reading. Che cosa si prova a vedere qua? La parte reading prova a misurare la vostra abilità di leggere e di capire testi accademici. Da dove vengono questi testi accademici? Vengono da testi, da libri che si usano all'università o al college. I passaggi o i testi sono abbastanza lunghi, quindi contengono 700 parole e includono diverse tipologie di domande, quindi scelta multipla, vi chiedono questo di inserire una frase, di completare un sommario, di completare una tabella, quindi una serie di domande diverse. Un altro elemento importante nel reading è il multitasking, perché voi dovete mettere in pratica due tecniche che descrivono le nostre abilità di reading. E specificamente stiamo parlando di skimming and scanning. Okay? Skimming si riferisce a una lettura generale del testo, quindi si legge per capire l'idea principale del testo. Invece scanning, anche la parola in sé, no? Scan, dice che dobbiamo guardare i dettagli del testo,
Ecco, a voi viene richiesto di mettere in pratica questi due tipi di lettura. Come potete vedere nelle slides, abbiamo due o tre conversazioni, ci sono 4 o 6 lectures, quindi ci sono due tipi diversi di compiti, la conversazione e la lecture. La conversazione si svolge tra due studenti oppure con un studente e un membro del personale. E le lectures sono di solito lezioni, quindi frammenti di lezioni che si incontrano, che sono presenti nell'ambito universitario, nella università americana oppure nel programma in sé. Abbiamo 5 domande per le conversazioni. E abbiamo 6 domande per le lezioni. Il tempo che avete è di un'ora o un'ora e mezza. Il punteggio è 7:30-30. Quindi, qual è l'obiettivo della parte listening, della parte di ascolto? Questa misura la vostra abilità di capire la lingua inglese autentica. Usata in un contesto formale accademico, ma anche in un contesto informale o in delle situazioni informali. Durante il listening, ma durante tutto il test, è permesso, anche, è consigliato di prendere nota di quello che ascoltate. Una delle difficoltà nella parte del listening è il fatto che voi sentirete la registrazione una sola volta e non vedete le domande. Quindi, quando aspettate la conversazione e poi le lectures, no, le lezioni, dovete prendere nota di tutto quello che sentite. Anche nella parte listening possiamo parlare di due abilità e vi viene richiesto di nuovo di fare un multitasking tra le due. Quindi, quando ascoltiamo per l'informazione generale, no? Per genere minimi, oppure possiamo ascoltare per dettagli. Qua ovviamente il tempo che avete è molto meno rispetto alle altre parti. Vedete che in totale ci sono 20 minuti, due sulla parte sulla independent speaking task, e 18 minuti sulla Integrated Speaking Task. Vi potrebbe sembrare strano come si può dividere la parte speaking in 2 minuti, però vi posso dire che a livello di organizzazione del tempo è ancora molto meno. Quindi cosa vuol dire una Independent Speaking Task? Vuol dire che riceverete una domanda, questa si riferisce alla vostra esperienza personale e loro vogliono sentire la vostra opinione, vogliono sentire le vostre, diciamo, esperienze, quindi dovete usare la prima persona, dovete parlare di voi stessi. Viene allocato 1 minuto, quindi è molto molto poco. Poi se provate, quando comincerete la vostra preparazione, vedrete che a produrre un speech, no? In 1 minuto è un po' difficile, soprattutto perché avrete 15 secondi per la preparazione e avrete 45 secondi per parlare. Voi sapete che 45 secondi è davvero molto poco, quindi dovete essere molto bravi nella parte scritta. Anche qua abbiamo questi due tipi di compiti, ok? Integrated Writing Task and Independent Writing Task. Nel compito Integrated, di nuovo, vi viene richiesto di leggere un testo, ascoltare e produrre gli essay. Quindi si prova di valutare questa abilità di mettere in pratica più skills nello stesso tempo. La parte Independent, avete una domanda che si riferisce alla vostra esperienza personale, alle vostre opinioni, quindi non esitate di esprimere quello che voi pensate.